quali sono i valori che ti conquistano della Lega? Beh, l'identità del popolo padano e cioè, i valori padani, cioè. E puoi citare un valore padano? Qualcosa che serve a identificare un padano da un italiano, diciamo. Beh, una persona onesta, una persona che lavora, una persona del ideale, diciamo. Un argomento che la Lega usa molto in questo periodo è la paura degli stupri. Tu hai avuto sentore di cose di questo genere nel tuo paese? Tu dove vivi? A Lissone. Capita a volte che tu passi davanti a dei marocchini che fanno i cretini e dà fastidio, e quindi bisogna trovare un modo per smettere di che succedano queste cose. Secondo me c'è bisogno di fare un po' di pulizia razziale, nel senso che ognuno dovrebbe stare al suo paese sotto un certo punto di vista. Tu quindi in qualche modo ti senti minacciata dall'Islam e dall'immigrazione? Sì. Ma fisicamente o soprattutto per quanto riguarda i tuoi valori? Per tutte e due le cose. Che cosa significa per te essere Miss Padania? Beh, è un onore, perché comunque questo titolo mi dà il modo di rappresentare il mio paese, il mio territorio, quindi è una grande gioia. Quindi in qualche modo essere Miss Padania è diverso da essere, non so, Miss Italia o... Beh, io ho partecipato a Miss Padania perché comunque... credo molto nei valori della famiglia e nella tradizione, e penso di comunque in qualche modo di poterla rappresentare. Sono contenta comunque di poter essere più in qualche modo un simbolo per... Sì, un simbolo per le ragazze padane. Ma per tutte le persone che comunque credono nella propria terra, amano la propria terra. Ma secondo te la Padania è portatrice di alcuni valori che sono diversi? No, secondo me la Padania vuole solo far capire alle persone che è giusto mantenere la tradizione. È giusto, almeno per me è così, insomma, io ci credo molto. Quali dei temi che la Lega agita tu senti in modo particolare? Beh, adesso si tratta molto anche il tema dello stupro, no? Io ho una cosa che comunque, essendo una ragazza giovane, lo sento in modo particolare. Cioè, comunque credo che una pena giusta ci voglia, perché a volte la legge ha... Quindi secondo te ci vuole un esperimento delle pene? Purtroppo tante persone... Cioè, esiste una legge ma non viene rispettata, a mio parere. Quindi cioè, lo stupro è una cosa grave, secondo me, molto grave. Questo lo mettiamo qui, se non ci guardiamo. Avete bisogno di un fazzoletto? Piemonte è rimasto dentro. Ecco. E voilà. Oggi stiamo facendo una manifestazione contro gli stupri delle donne ad opera di migranti clandestini. E domani c'è la nostra. Eh beh, bene che qualcuno si attivi. Grazie signora. Ce la facciamo a fare un po' di pulizia. Se ci date un po' di forza, sì. Perché è una cosa impossibile, è la rovina di questa bellissima città. Ma lì stiamo, domani organizziamo una ronda, cominciamo domani sera. Quindi ci faremo sentire in questi giorni. È ora che li mandano via, quelli che non hanno il permesso di soggiorno, andare via a casa loro. Bene signora, campagna contro gli stupri, perché è ora di finire con questa vergogna. Stanno esagerando. Gli extracomunitari, dobbiamo fare l'operazione Zac. No, senta. Zic Zac, soprattutto Zac. Padani, fuori dalle case, è ora di reagire. Criminali, in gran parte extracomunitari, che ormai con la certezza di farla franca praticano lo stupro e ogni sorta, a ogni ora del giorno e della notte. Rapine in villa come se fosse diventato uno sport nazionale. Stupri di ragazzine, di bambine. E quando arriva il ministro degli interni a dirci per il 90% sono ad opera di immigrati irregolari. Noi abbiamo giurato al nostro popolo che questo problema si sarebbe risolto. Paesi dove la donna è vista come un oggetto
inferiore, l'immigrazione che viene da questi paesi è l'immigrazione dello stupro, perché per loro è normale, rientra nella loro tradizione, nella loro cultura. Stuprare una donna è un oggetto, vale di più un cammello che una donna. Quanti cammelli mi dai per mia figlia? Clandestini che vengono a casa nostra, che purtroppo sfasciano le abitazioni, stuprano purtroppo le nostre donne, e ciò ci costringe a barricarci in casa. Ebbene, noi non vogliamo barricarci in casa, vorremmo poter circolare a casa nostra liberamente come hanno sempre fatto i nostri padri e i nostri nonni. Se uno vuole andare in vacanza in Corsica, vede anche... Io ci sono stato, venivo da Torino, dove... In quell'estate, nel Parco del Valentino, c'erano state in un mese tre violenze, tre stupri. E dico, ma qui con tutte le ragazze, il turismo che c'è, e dico, avete avuto problemi? Vedo che ci sono degli extracomunitari che lavorano, stranieri, ma dico, controllate bene la situazione. Qui c'è stato, anni fa, un problema di violenza. E dice, di quel signore lì non si è mai più saputo niente. Però non ci sono stati altri anni. Vengono qua, ma cosa ho fatto? Ho violentato una donna. Mio paese, faccio sempre. Torni al tuo paese. O altrimenti applichiamo la legge del tuo paese qua. La legge saudita. La mano per chi ruba, qualcos'altro per chi stupra. Mi ha detto chiaro e tondo che la soluzione era un bel colpo di forbice. Zac! E via tutto. Voi non avete idea cos'è successo a Roma per sto colpo di forbice. Non capivano come fai a dir cose del genere. Voglio vedere se fosse capitata a tua moglie o a tua figlia, se non le prenderesti in mano anche tu le forbici. I fatti dicono, e non lo diciamo noi, ma infatti, che il 90% delle aggressioni e degli stupri alle nostre donne sono causati da questa immigrazione non controllata. È chiaro che noi non possiamo esimerci dal fatto di manifestare il nostro dissenso. Visto i problemi di questo ultimo periodo, cioè degli stupri nei confronti delle donne da parte sempre di cittadini extracomunitari, come Volontari Verdi, che è una delle associazioni promotrici di questo centro, abbiamo deciso di organizzare questo presidio in stazione centrale, uno anche quelli dei quartieri più a rischio, dove regaleremo per le donne che si presenteranno i classici spray antiaggressione, no? Sarà un regalo di Natale alle nostre donne, vedremo se risveglieremo le coscienze dei nostri ministri o comunque di chi deve inasprire le pene su questi reati gravissimi. Con i Volontari Verdi sostenete la nostra azione. Ma io ho il compito e il piacere di parlarvi come esponente della Lega di Lotta, in quanto presidente onorario dei Volontari Verdi guidati da Max Bastoni, quei volontari che hanno raccolto in realtà più denunce e processi che medaglie, ma stanno nel cuore del popolo padano, perché rappresentano la punta avanzata insieme ad altre associazioni di combattimento e di lotta della battaglia per la libertà, e un giorno verranno ricordati e un giorno quelle denunce, quei processi e quelle eventuali condanne saranno medaglie al petto, medaglie d'oro, e verranno ricordati come oggi nella nostra storia si ricordano i patrioti. Giù le mani, cortesia, giù le mani, sul pelle di culo, la mancanza di culo. Che bella angioletto. La gente che è con noi, che è fiera della propria camicia verde, che non si impensierisce girare per le strade invase di marocchini di merda, facendosi vedere per quello che siamo, gente coraggiosa, con la spina dorsale diritta. Ma domani, quando non ci sarà la ronda della Lega, tutto tornerà come prima. È una vergogna. E per poter espellere i clandestini bisogna prenderli, bisogna acchiapparli, bisogna risolvere i mille problemi di assalto della criminalità. Oggi abbiamo l'emergenza stupri. Non è possibile che le nostre città, i nostri quartieri, i nostri paesi siano lasciati